Vogliamo dare una manina scelta per quanto riguarda non questa mi dire canzone? Che non l'hai capita, Io, ti devo essere sincero. Come non l'hai capita? Allora, è un cantante che sta avendo ancora tanto successo e lo sta avendo dagli anni 60. Oh, vedi, allora. Vabbè. Pronto? Pronto? Oh, Antonio, buongiorno, buongiorno. Antonio. Una galera, ma perché da signore? E ci manca perché tende? La pace di Patrizio, oh, sono soddisfazione la pace questa, di Patrizio, ci fa piacere. E poi le braccia non le orecchie, niente. Perché hai fatto il cattivo questa. Ah, arrivato. Arrivato. Beh, vabbè. Arrivato. Antonio, hai sentito che da domani arriva l'inverno? E Cicimar. E come dicendo Cimar, non è troppo. Insomma, è una settimana un pochettino nuvolosa, però sembra che nel fine settimana le temperature tenderanno un po' a risalire. Sì, non arriveranno sì, a questi livelli, sì, ovviamente. Sì, ma certo. Comunque sarà un po' più mite. Ma vuoi mettere tu? Caro Antonio, sì. È solo maccheroni in braciola, c'è altro. Che altro vorresti dire? Andare. Ma tu che dove mangi oggi? Certo, Patrizio. Certo, Patrizio, certo. Non mi ricordare. Non so, più uno ascoltatore. No, salutiamo il prof della mensa che oggi vedrà tra gli ospiti il nostro direttore. Bene, te lo meriti così simpatico. Antonio, aiutami tu, a mezzogiorno è pronto la braccia. Venga a casa. Allora, venga a casa, direttore. Patrizio mangia la chiesa, non ti dice, fai un'altra di brodei, ma... Ecco, questo sono questi figli che ho chiesto, non lo so, ha litigato con tutti, mamma, suoceri, tutta la chiesa, tutti. Ma a casa sua tutti vengono? No, sono solo io, ma tutti gli altri sono espatriati, quindi sono costretti, mio malgrado, è vero. Pensavo avessero detto, ha cominciato a mangiare a casa, non c'è speranza. È una situazione, spero, momentanea. Oh, cacchio, è un problema questo. Antonio, hai messo il fuoco lento a questa nostra canzoncina? Come? Occhi? Io non posso. Si canta? Gianni Morandi, no? Ah. Non posso dirti nulla perché in realtà non la conosco, né la canzone non l'ho neanche riconosciuta. Vedremo, vedremo. Grazie Antonio, buona domenica! Patrizio, ma ci ha successo, come mai? Come mai non cercassi? Ci ha successo? Oggi sono tutti quanti fuori. E nessuno ti ha invitato. Se sono tutti fuori che mi devi invitare, direto, mi invito. Fuori, fuori. Non ti portano insieme il bambino. Feste patronali in giro per tutto il mondo. La mamma è andata dove? C'è la festa patronale. Di dove? Sa che ad Adelphia oggi è festa. Ah, mangiano lì? Sì, loro ovviamente, loro li pranzano lì. E tu? Avevo clienti. Beh, questo diventa complesso. Che perché stamattina ho qui, oggi pomeriggio devo stare qui. Però il canino può ben nutrire, no? Va bene, allora. Dunque, vogliamo fargli ascoltare la canzone perché. Sì, la rimettiamo perché insomma sì. C'è qualcosa che non. No, non è che no, al contrario. Rimettiamo qua, rimettiamo allora, qua. Sì. La 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 bene 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 bene, questa qui è la canzone, volevo sapere come si chiama e chi la canta. Deve capitare in settimana, ho beccato da giovedì, mi sono fatto anche registrare uno speciale su Mina. Bene. Ma sulla live, ma veramente bello 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 bello. Pronto! Ciao, Teresa, come va? Diciamo. Accontentiamoci. Cosa cucina oggi la nostra chef? Pesce? Ah, va bene. Da fare? Com'è? Che se ne è capitato da sé? Se ne è la gamba pesce proprio pronta. E le pucce le sta facendo morire. Il maschio è l'Immacolata. Ah, chi è che nasce? Chi è che nasce? A me? Ah, sì, è vero. Allora, Teresa! Chi è Antonio? Antonio ha detto occhi di ragazza di Gianni Morandi. Occhi di ragazza di Gianni Morandi! Una codata. Una codata. Vabbè, Teresa, ti stai sprecando poco però, Ti dà fede. Vabbè, ciao. Ciao, Teresa, buona domenica! Senti, ti ha invitato Teresa a mangiare spaghetti col pesce, non ti piacciono? Andiamo, facciamo a capo, io vado a mezza, tu vai. No, non è possibile!
Senti, quindi mi manca la possibilità della regolazione, non so se perché è sbagliato per Tugio. No, è quello. Perché non regola una cifra. Cioè tutti i controlli sono in qualche modo passati. Vabbè, lo facciamo dopo, vediamo un po' chi c'è in linea. Pronto? Oh, buongiorno Caterina, aspetta che ti sentiamo un attimino a tratti, adesso ti risentiamo un po' meglio. Fermati là, pronto Caterina, ci sei? Sì. Oh, guarda come si sente bene adesso. Senti come si sente, Caterina. Come va? Ti piacciono le pizze? Che c'entrano le pizze di oggi? Il premio di oggi, le pizze da fuori. Ah, sì, cosa ho parlato delle pucce di Teresa. Hai fatto le pizze alla focaccia? No. Ma non fece più noto, ma insomma, io non lo so. Ci siamo state fatti trattando male. Ma dai! E noi non riusciamo ad avere più niente. Tanti anni fa ci mandavate le galette di braciole, le foche. All'Immacolata, all'Immacolata. Vabbè, all'Immacolata. Che lavoro ci facciamo dire noi? Sì. Ma speriamo. Facciamo qualcosa di buono però. Sì, non è che invece oggi cosa cucini veramente? Oggi cannelloni. Ricotta e spinaci? No. Con la carne? Carne e mozzarella. E poi secondo? E c'è l'altro due. Ha giudicato, 12 e un quarto sono lì il tempo di chiudere la bottega. Colpetto. Se permetti oggi spetta a me che vado a mezza. No, tu becchiti da mezza che permetti. La volta che mangia la chiesa, un saldo, io non lo so. Lavo! E tu, Caterina, tu ti fidi della sua. Sai cosa cucina la moglie oggi? Ha detto che ha buttato un dado del bimbi. Partire con Dario, brutto di Dario. Confido nelle arti culinarie di mia moglie. Come le mandi? Dici un brodo loro delle tese e posano una camisa cammese. Oh no! Da peccato. No, io vengo da te, mi mangio due cannelloni. Tu ce l'hai un po' di pasta al burro per voi se non avanza niente? A te, diciamo. No, siccome no, noi. No, per voi, per voi, fare. Se noi veniamo, dai, non avanti un da voi. Avete qualche. Vabbè, vai Caterina, di. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre ci avevi. Va bene, dopo questo bel intervento possiamo. Ciao Caterina, ciao Domenica. Ciao, ma è vero che ha messo il dado, cioè quello del bimbi. Manco San Giovannito, pomodoro crudo, no, non si può. Vedi, hanno fatto una cosa intelligente, ogni tanto vedi, ci sono. Cioè, il campione di Rutti ha fatto un esperimento, sembra che ci si può ubriacare con 30 birre alcoliche. Quindi se tu bevi 30 birre alcoliche, ti ubriachi uguale. Ma è zero, di che probabilmente di birre se ne intende. C'è da crederci, secondo me. La roba tipo 0,5%, sarà. Vabbè, ma se tu fai un. Oh, buongiorno! Se tu che sono cresciuto in un pizza. E beh, qua si fa di tutto. Ciao, grazie del grazie. Ciao. Giustamente, ciao. Sì, perché lo rimettiamo. Perché. Senta. Dolore di panza. Vediamo se c'è qualcuno che ha individuato, intercettato. Pronto? Pronto? Buongiorno Maria, come va? No, siamo contenti. Senta, ci dà l'iniziale del cognome ancora, perché di mola di Marie e pizzerie sono piene. Forse benissimo. Signora Maria, noi che siamo tanto buon gustai, vorremmo sapere da lei cosa si mangia a mezzogiorno nella sua casa. Oh, carne. Questi lo fanno apposta nel giorno oggi che Patrizio, tu ti devi fare il brodo di dado che sta facendo Giovanna. Tu ti becchi la mensa e te la metti in sciamane, come hai fatto un po'. Sì. È la signora Maria Giovanna. Sì, perché? Quale Maria Giovanna me ne capisco? Vabbè, non esiste una sulla faccia della terra. Cioè, di Marie e pizzerie sono assai qua. Maria Giovanna è una.
Lei dice che sa cucinare, Patrizio lo vedo in carne, devo ammettere che può essere vero, è vero. Siccome lui invece è sciupadino il rigattino, mi manca il coniglietto per riempire l'ultimo un poco del dente cariato. Maria, ci dica allora qual è la sua risposta? Signora, è stato un piacere, ci sentiamo aspetta, dopo. Maria, cosa, cosa pensi di fare in questa settimana che torna, ci arriva meglio, finalmente l'autunno? Sam il tuo capo, Giacomo. Capito poi andare a mare, capito, con questi Patrizio. Ciao Maria, buona domenica. Cosa vuoi che faccia la gente? No, perché arriverà